Adesso dobbiamo, finiamo con un esempio meraviglioso, entriamo in città, in un parco cittadino, quindi finiamo proprio su un gioco che ha saputo mantenersi e rimanere vivo anche nel contesto migratorio dentro la città di Milano, per questa comunità che adesso insomma, si racconterà, che viene dall'Appennino. Quindi è un esempio molto bello e interessante questo, è stata anche una giornata emozionante per tutti noi. E poi volevo che anche Sofia, in conclusione, facesse una piccola testimonianza di quello che per tutta l'equipe di AGA sono state queste giornate di terreno. Allora, diamo la parola a Sì, Paolo. no, 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 solo per una cosa. Con questo gruppo di giocatori siamo particolarmente legati perché ho chiesto prima informazioni di una persona, questa persona si chiama Luigi Milani. Luigi Milani, che conoscono benissimo anche Amede, ci ha accompagnato fin da subito, dalle nostre prime uscite. Aprendoci vari tipi di finestre, compreso l'apertura con l'Europa in realtà, perché attraverso di lui siamo arrivati in Val d'Aosta al Pierino Dodrì si è fatto conoscere il presidente di Agest, quindi è sempre stato assolutamente disponibile nei nostri confronti e quindi insisto nel dirvi, quando lo vedete, salutatecelo molto e fategli i migliori auguri. So che devo ricordare anche un'altra persona che abbiamo conosciuto, non io personalmente, ma chi è venuto a fare il lavoro con voi, ha conosciuto direttamente e che è scomparso pochi giorni dopo. Quindi noi la ricordiamo, se volete fare due parole voi, grazie. Era un amico, un collega. Luigi Milani era il nostro presidente fino all'anno scorso. Ha avuto un ictus cerebrale, è stato in coma 3 mesi circa e poi si è ripreso. Adesso riesce a camminare col deambulatore. È sempre partecipe, vorrebbe partecipare ai vari giochi, specialmente alla Lippa che lui giocava da bambino a Milano. Però con la testa non c'è, non si ricorda il passato, però vorrebbe partecipare, voleva venire anche lui qua. Però tramite sua moglie ha detto ma no, non portarlo perché non riesce a stare in piedi, quindi è una cosa un po'. In merito al nostro collega scomparso, è stato campione italiano 3 volte, a squadre, a coppie e individuale, 2 anni fa. Quindi è scomparso con come si chiama? Un aneurisma addominale, improvviso, è stato in coma 3 giorni, ha fatto l'operazione, però non sono riusciti a salvarlo. Noi sentiamo la sua mancanza. Adesso comincerò il gioco del rusolone, spiegavo un po' da dove deriva. Il gioco del rusolone è molto antico. Si giocava col formaggio una volta, era praticato al tempo degli Etruschi, quindi antecedente ai Romani. Giocavano soprattutto sull'Appennino, diciamo da Reggio fino a Roma, tutto sull'Appennino. Attualmente i giocatori sono circa un 3.000, dalla provincia di Reggio fino a Viterbo, Roma. Viene giocato anche in alcune contrade della Sicilia, a
a Firenze e via in modo diverso dal nostro, magari lanciando una forma di formaggio giù per le strade. Noi abbiamo delle regole ben precise, siamo partecipi tutti alla FIGEST, Federazione Italiana Giochi Tradizionali, siamo iscritti al CONI e quindi abbiamo un numero di codice fiscale, quindi paghiamo, la nostra associazione deve tenere una certa contabilità, una certa e via così. Noi siamo di origine di Milano, quasi tutti dell'Appennino modenese. Siamo immigrati a Milano, i nostri genitori, qualcuno dei nostri genitori ha cominciato a giocare a Milano circa negli anni 60, lungo le strade campestri e poi nei parchi dove si poteva, il sabato e la domenica si ritrovavano e lanciavano questo attrezzo che prima era di formaggio, diciamo anticamente era il formaggio, una formagella di pecore e mucca, un misto di pecore e mucca. Dopo di legno, che era di radica oppure così, attualmente è stato un po' modernizzato perché altrimenti il legno si sbeccava, si rompeva, perché giocando in mezzo alle strade con i sassi si rompeva. Allora è sempre a base di legno, all'esterno è un legno pressato, all'interno è vuoto e ricoperto da tavolette di legno. Il peso è 2 kg per i superiori, gli inferiori ai 65 anni, l'attrezzo è di 2 kg, mentre i superiori con l'età superiore ai 65 anni è 1,8 kg minimo. Il diametro è circa 2 decimetri, 20 centimetri, lo spessore 6,5 è un po' bombato, viene, diciamo che con questa cordella viene avvolto, viene tenuto come vedete nella fotografia tramite una manetta e un rocchetto che viene avvolto sulla circonferenza del rosolone, poi viene lanciato. Viene lanciato lungo un percorso simile, voi avete presente lo slalom gigante da sci, no? Con i vari paletti disposti. La strada dove si tira, ci sono i treppi proprio attrezzati per questo gioco, specialmente in Emilia-Romagna, a Bologna, cioè a Bologna nella provincia di Modena, a Reggio, poi a Perugia, Cortona, tutto fino a Viterbo giù, hanno proprio il tracciato, i campi da gioco del rosolone. La strada è larga circa, dove si tira questa attrezzatura qua, di larghezza circa 3 metri, con dei fossati, un fossato di fianco, con i paletti che dicevo dello slalom gigante da sci, sono posti lungo il tracciato alla distanza minima di 15 metri l'uno dall'altro. Quando si lancia il rosolone si deve passare lungo la strada che non è dritta sempre, magari è per 100 metri dritta e poi sono le curve. Si gioca e quindi deve il lancio della ruzzola o ruzzolone, noi lo chiamiamo ruzzolone perché c'è anche la ruzzola che è un po' più piccola di queste, si gioca nelle Marche più che altro, ma noi parliamo del ruzzolone. La rusola deve passare all'interno dei paletti, cosiddetti biff. Se passa all'esterno, deve ritornare indietro, il giocatore deve ritornare indietro e rifare il percorso all'interno del paletti. Mentre lo slalom gigante da sci, se uno va fuori e fuori, noi invece nel lancio del rusolone, se passa all'esterno, con un lancio deve ritornare dentro e poi proseguire il percorso. C'è una partenza con 2 paletti alla distanza di 4 metri l'uno dall'altro e un arrivo. Circa la lunghezza del tracciato sono circa 500-600 metri.
siccome si gioca sull'Appennino, ma anche giù a Sassuolo, Maranello, Modena, perché molti immigrati dell'Appennino che lavoravano nelle fabbriche giù hanno spostato in pianura praticamente il gioco del ruzzolone. Quindi i campionati cominciano da marzo fino alla fine di maggio, c'è un campionato con un calendario settimanale e si gioca tutte le domeniche in questi tracciati qua. Ci sono delle gare, delle qualificazioni e via così, e chi arriva, chi fa un tot punti, chi vince, chi si classifica in una certa maniera, partecipa ai campionati italiani. Bon, e poi, come dicevo, il gioco c'è una partenza, tira, si tocca, ci sono delle regole ben precise, perché qua ho sentito parlare molti che è meglio che non ci siano le regole, meglio di qua, meglio di là. Noi abbiamo delle regole precise per tutto l'Appennino, per tutti chi gioca questo gioco qua, le regole sono tutte uguali. 50 anni fa, 20 anni fa giocavano, ma non avevano le regole uguali. Allora c'era chi lanciava, faceva un salto dietro il lancio, faceva un salto. C'era chi si muoveva in una certa maniera, c'era chi, non so, avevano ogni provincia, ogni regione aveva le sue regole. Con la FIGEST si è fatto un libretto, una regola ben precisa per tutti. Quindi noi giochiamo da Reggio fino a Viterbo, tutti sull'Appennino Emiliano usano le regole ben precise. Durante il gioco non si può bestemmiare, non si può litigare. Se uno contesta la decisione dell'arbitro, via così, viene espulso. Perché, come tutti i giochi, c'è sempre la discussione. La rusola era lì, la rusolone era là. Invece noi tocchiamo coi piedi dove arriva il ruzzolone, viene fatto un segno con la segatura, un circolo, il piede deve toccare dentro il circolo, la punta del piede deve toccare dentro il circolo e non può muovere il piede. Il piede che tocca dentro il circolo al massimo può essere alzato così, ma la punta deve rimanere sempre a terra. Se uno fa scivolare il piede viene annullato il tiro. Viene rifatto tirare, se sbaglia la seconda volta viene annullato il tiro e praticamente il giocatore successivo, perché si può giocare a coppia, individuale o squadre, il compagno deve, praticamente se gioca a coppia, deve tirare dal rusolone precedente, cioè non viene annullato il tiro che è stato fatto. Un'altra cosa, noi giochiamo a Milano, quindi che era la cosa, quindi noi partecipiamo, va bene, ai campionati vari, quindi andiamo a giocare, ci spostiamo da Milano, andiamo a giocare in Emilia, perché facciamo parte, praticamente ci hanno accolto come federazione nell'Emilia, quindi partecipiamo ai campionati emiliani. Giochiamo qui di tutte le settimane, quindi ci spostiamo da Milano, per noi è un costo andare in Emilia, però è il nostro paese natio. Scusate, dove torniamo? Dove torniamo volentieri, perché abbiamo le nostre radici e nonostante le spese partecipiamo volentieri con la famiglia, magari alle volte. Alcuni, diciamo così, anni fa si partiva coi pullman da Milano e si andava in Emilia a giocare con la famiglia. Adesso i giocatori sono rimasti meno, quindi siamo in pochi, diciamo siamo un 16 giocatori a Milano e quindi partiamo in macchina. Non partecipiamo tutti, magari andiamo giù in 5 o 6 alla volta. Una volta va giù una squadra, l'altra volta va giù l'altra, e quindi continuiamo a tenere viva a Milano questo gioco qua. Per noi è un costo, come diceva, e più che altro avremo bisogno di un campo da gioco, perché noi giochiamo in un parco.
in un parco di Corsico, la sede della società è a Settimo Milanese, però noi giochiamo nel parco di Corsico, nel parco Travaglia, dove il sindaco gentilmente ha dato il permesso verbalmente di poter giocare e sfruttare l'ampiezza del parco, perché loro l'hanno visto ed è un parco molto ampio. Ci sarebbe lo spazio per poter fare un tracciato ai lati anche per il rusolone, però è sempre questione di soldi. Noi giocavamo fino a 6 anni fa nella cava Cabazzi, vicino al carcere Beccaria di Milano. Chi è pratico di Milano sa dove, beh, l'avrete sentito nominare il carcere Beccaria, il carcere minorile, tra via Bisceglie e il carcere minorile c'era un'escava di, dove le macerie di Milano, quando è stata bombardata, erano state portate e via così. Giocatore, diciamo così, del Rusolone faceva l'autista ai Cabassi, che erano proprietari di quella cava. Ha chiesto se gentilmente potevano giocare su quella cava, perché non avevano spazio. Ha dato il permesso il Cabassi di fare un tracciato e loro, i giocatori di 30 anni fa, si erano autotassati, hanno preso delle ruspe, hanno spianato tutta la discarica, hanno fatto 3 campi da gioco e hanno fatto anche gare nazionali a Milano. Però circa 6 anni fa era stato fatto terreno lì, era stato fatto fabbricabile, quindi hanno dato a noi, hanno detto a noi lasciate, perché avevamo un permesso, diciamo così, una scrittura privata per poterlo usufruire come tracciato e via così. Nessun comune, anche il comune di Milano aveva dato sì un prato per poter giocare, però era troppo piccolo, perché noi abbiamo bisogno di almeno 500 metri di lunghezza per poter, invece quello lì era troppo piccolo, quindi non se ne è fatto niente. 6 anni fa era stato fatto fabbricabile, non ne hanno fatto più niente, perché sotto quella cava lì hanno trovato delle sostanze cancerogene, e quindi la ditta che aveva comprato questa cava per poter costruire dei parchi, degli appartamenti e via, non ne ha fatto niente, che costava di più a risanarlo che non a costruire. Poi con la crisi che si è subentrata nell'edilizia, quindi è rimasto lì, quindi la cava si potrebbe andare dentro a giocare adesso, ma purtroppo hanno distrutto tutto, perché con le ruspe hanno fatto dei mucchi di terreno e via così. Boh. Quindi noi cercheremmo, se la regione Lombardia potesse trovarci un tracciato, una strada, noi serve anche una strada lungo la tangenziale, lungo, basta che abbia una certa lunghezza, noi saremo contenti. Basta. Allora, con questa testimonianza anche molto toccante, siamo entrati un po' anche nel vivo di una grande storia, che è una storia di Milano, che accoglie queste comunità dagli Appennini, e poi c'è il problema degli spazi. Ci avete raccontato quanto questa cava è stato un luogo importante di socialità, di festa, di cibo condiviso, e noi stessi nel parco Travaglia abbiamo condiviso con voi un momento importante, molto, molto bello e commovente. Sicuramente questo lavoro di ricerca potrà portare anche, lo speriamo, ce lo auguriamo, delle prospettive. Quindi ringraziamo molto Gennaro di questa commozione, perché questo è stato un grande dono che ci ha fatto, per farci capire quanto questo gioco è più che un gioco, proprio un'identità culturale profonda, un'appartenenza, un senso di appartenenza profondo della vostra comunità. Quindi vi ringraziamo moltissimo.